La pagina dello sport in apertura, torniamo a parlare della buona prova della Lucchese nella prima giornata di campionato, una buona prova accompagnata da una grande cornice di pubblico. Era da qualche anno che non si vedevano 3.800 persone al Porto Elisa, una curva esagerata per la categoria, ma anche una gradinata degna di questo nome. Ma era oggettivamente anche qualche tempo che non si vedeva una Lucchese tanto propositiva. Contro il Forte Perugia, la squadra di Gorgone ha dimostrato di avere idee e di avere in qualche modo già digerito anche la prima regola del suo allenatore, ovvero giocare con coraggio nella metà campo avversaria, con la spregiudicatezza di chi vuole fare un gol in più dell'avversario. A fine gara il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione e del risultato, ma ha anche sottolineato come se anche avessero rischiato qualcosa in più non avrebbe detto nulla ai suoi ragazzi. Vecchi e nuovi orchestrati dalla saggezza tattica di Gucker, la verve di Guadagni e la tecnica di Cangianiello e Fedato. Il tutto, come detto, al cospetto di un Perugia solido, ben messo in campo da Baldini, capace nel secondo tempo di creare qualche spavento alla difesa rossonera, che ha comunque saputo contenere anche l'ottimo palleggio degli Umbri senza lasciare spazio agli inserimenti. Insomma, buona la prima e sotto con una nuova settimana di lavoro in attesa della seconda di campionato. E adesso i dilettanti, sono finalmente usciti i calendari della Serie D. A Roy Lepore il compito di segnalare le gare più importanti e i derby fra le quattro lucchesi del girone E. È uscito il calendario del girone E della Serie D che parte il 10 settembre alle 15, trasferta per il Seravezza Pozzi a Montevarchi, il Gheviborgo riceve la San Giovannese mentre il Tau Altopascio è ospite dell'Orvietana, debutta in casa il Real Forte Querceta con il Figline, derby tra Tau Altopascio e Gheviborgo il 26 novembre, quello tra Seravezza Pozzi e Real Forte Querceta l'ultima di andata il 20 dicembre al Buon Riposo. Ha preso il via anche la Coppa Italia, sconfitta casalinga del Seravezza Pozzi per 2-1 con il Livorno che accede quindi al turno successivo. Erano passati in vantaggio giocatori del Seravezza con Pozzolo, poi il pareggio dell'ex Viareggino Cesarini e il gol della vittoria di Giordani. Il Real Forte Querceta ha ricevuto il Poggi Bonsi 2-2 nei 90 minuti regolari, poi ai rigori è stata fatale alla squadra di casa. Tau Altopascio è andata a rendere visita al Follonica Gavorrano dopo il 2-2. Nei 90 regolari i rigori sono stati fatali alla squadra del Tau Calcio che quindi si è dovuta arrendere. Mercoledì si gioca la gara tra il Gheviborgo e la Lavagnese, vittoriosa 4-1 con il Cenaia. Chiudiamo con l'hockey. L'Italia ha conquistato il bronzo agli europei under 17 di Correggio. Le nazionali maschile e femminile dell'Italia Under 17 hanno conquistato entrambe il bronzo ai campionati europei di hockey su pista che si sono svolti a Correggio in provincia di Reggio Emilia. La medaglia d'oro maschile l'ha vinta la Spagna che ha superato il Portogallo 7-4, mentre invece al primo posto nel femminile si è piazzato il Portogallo che ha battuto l'Inghilterra 7-1. Con il successo contro la Francia all'overtime l'Italia maschile ha conquistato il bronzo. La partita la sblocca al terzo minuto Adriano Maggi, l'1-0 rimane invariato fino a metà della seconda frazione con Francesco Margheriti che trova il raddoppio. Al tredicesimo Garro accorcia le distanze da meno di 2 minuti dalla fine Gaucher pareggia. Si va all'overtime, il Viareggino Elia Cardella della Pumas al secondo minuto del primo supplementare firma il gol del 3-2 che regala la vittoria agli azzurrini. Di questa formazione faceva parte anche l'altro Viareggino dell'SPV Filippo Poletti. Grazie al successo contro la Germania, anche l'Italia femminile conquista il bronzo ai campionati europei Under 17. Le ragazze di coach Massimo Giudice hanno vinto 2-1. Il primo tempo si è chiuso 0-0. Al secondo minuto della ripresa, la capitana Anna Orsato porta avanti gli azzurrini e il raddoppio è ancora al suo. A 26 secondi dalla fine, Wergens realizza il tiro diretto che riapre la partita. Di questa formazione faceva parte anche Anna Palagi dell'SPV Viareggio in forza al Forte dei Marmi. È tutto anche per lo sport, di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.